Quando Laura Ziliani è arrivata a Temù la sera del 7 maggio, non sapeva che ad attenderla ci sarebbero stati i suoi carnefici. Tra queste mura della casa in via Ballardini, le figlie Paola e Silvia e il fidanzato di quest'ultima, Mirto Milani, avrebbero invece pianificato il suo omicidio in ogni dettaglio. Prima l'avrebbero stordita con degli ansiolitici, poi soffocata, probabilmente con un cuscino. A confermarlo è la relazione finale dell'autopsia, depositata in procura dal medico legale Andrea Verzelletti degli ospedali civili di Brescia. Un omicidio premeditato, per il quale ci sarebbe stata anche una prova generale a metà aprile, con una tisana preparata dalle figlie, contenente forse benzodiazepine, infuso che avrebbe fatto dormire a lungo Laura, tanto da far insospettire il suo compagno. È mai venuto qui? Ha semplicemente chiesto determinate specificità riguardo al funzionamento di alcuni prodotti fitoterapici, se potevano dare un effetto anche narcolettico o molto simile alla narcolessia, quindi indurre un sonno in maniera profonda oppure no. E io dissi che questo, secondo la mia esperienza e professionalità, non era possibile. Era un uomo affranto. Dopo l'omicidio, la notte tra il 7 e l'8 maggio, i tre avrebbero portato via il corpo della donna. Dei vicini sentono infatti degli strani rumori proprio nelle ore notturne. Stavamo parlando pure di venerdì sera lì, andare a noi non abbiamo mai dormito perché c'era un casino. Non stiamo di niente perché non voglio andare nel casino. Il cadavere di Laura sarebbe stato caricato nell'auto di Silvia e Paola, parcheggiata in garage. Da qui al luogo dove è stato trovato l'8 agosto, vicino la pista ciclabile, si impiegano circa 4 minuti. Non ci sono telecamere e la strada è priva di illuminazione. E proprio qui lo avrebbero seppellito con uno strato di limo, una sabbia sottile che avrebbe fatto da involucro, conservandolo in buone condizioni per 3 mesi, fino a quando l'esondazione del fiume Oglio l'ha fatto riaffiorare.